In questa nuova puntata della Summer Edition sto tremando, ragazzi. Ho qui con me un cantante che ha contagiato tutti, il suo stile, il suo modo di essere, le sue canzoni ci hanno accompagnato in tantissimi momenti della nostra vita. Un rapper molto amato, oggi qui con me, Moreno. Ciao, ciao a tutti, Ciao, benvenuto su Radio grazie per questa Smeraldo. presentazione, grazie mille. Beh, è un Grazie per piacere. l'attenzione, davvero, wow, grazie, grazie, un piacere per me. Bene, allora io direi di iniziare subito perché, vabbè, ci sono state tantissime domande da parte dei fan perché io l'ho già detto in presentazione. La cosa bella di te è che te hai contagiato non soltanto con la tua musica, ma anche col tuo stile. Hai uno stile incredibile. Anche per questo che mi piace giocare con le parole, il secondo album, prima di questo che sta per arrivare, lo chiamai proprio incredibile. Benissimo, giusto, ci sta tutta. Per cercare il ghiaccio, davvero, ma in realtà sono un giovane che si è approcciato a questo mondo dei grandi sono 3-4 anni, così ho ancora tantissimo lavoro da fare e le tue parole sono soltanto che riempirmi di gioia e d'orgoglio per cercare di fare sempre meglio. Bene, allora io inizio subito con una domanda che ti fa Bito, che ti dice: innanzitutto complimenti per il nuovo singolo Un giorno di festa. Volevo chiederti, se possibile, se nel nuovo disco ti sei ispirato a qualcosa in particolare e se sì, quali temi hai toccato? Ma allora diciamo che il nuovo album, innanzitutto, come mi è stato anche un po' detto dagli addetti ai lavori e dall'etichetta discografica, di certo c'è una maturità che si può sentire subito a pelle per l'ascoltatore, spero perlomeno che sarà così, perché comunque ho avuto più tempo e anche l'habitat adatto per poter lavorare al mio nuovo disco, perché comunque il primo è stato partorito all'interno della scuola di amici, quindi dovevo seguire due cose in contemporanea, cioè il mio percorso all'interno della scuola e il disco. Il secondo album diciamo, è stato un pochino il racconto di tutto quello che c'è stato dopo questa storia, così cioè, in questo album qua ho cercato di fare uscire soprattutto il lato di Moreno senza far prevalere le collaborazioni come il disco precedente, come sono andato a dire, cercando di tirare più slogan possibili, così che le persone si potessero rispecchiare e magari rivedere all'interno di quest'album, perché ci ho messo davvero tanto di me. Benissimo, poi invece c'è Vincenzo che chiede: visto che anche tu sei diventato un rapper, volevo chiederti chi è per te il tuo rapper preferito. Complimenti per il nuovo singolo. Sì. Tanto che ne feci anche biondo pure io ai tempi della scuola per cercare di imitarlo, poi ce ne sono tanti altri che mi piacciono, l'altro secondo me loro hanno proprio una marcia in più, anche se negli ultimi anni mi sono molto dedicato anche alla musica francese, alla rap francese, mentre in Italia oltre ai grandi che conosciamo tutti, più attuali anche non come i vari Cardoso, Marracash, J-Ax, per non parlare anche della vecchia scuola di quando comunque facevo parte delle basta, dei centri sociali
storia dell'underground, ci sono anche tanti nomi nell'old school, a partire da Neffa, oppure avere la possibilità di avere un DJ come Rinaldo Polacco, che è un DJ storico di DDR, e infatti per arrivare proprio anche di Fabri Fida, che quando io ero circa la fine delle medie superiori l'ho scoperto, e diciamo mi ha colpito così tanto da iniziare a documentarmi sul rap italiano, a fare le gare di freestyle, fino ad arrivare a colmare un sogno di averlo all'interno del mio primo album, quindi è stata la novità. Poi invece c'è Anna Rosa, no? Che ti chiede se ti piacerebbe incidere un singolo con Emma. Ma a chi non piacerebbe? Mi risponderei. Emma, oltre ad essere stata la mia coach, mi ha gentilmente ceduto il suo ruolo di coach quando l'ho fatto io, il coach, ma in generale in mezzo a in questi 2 anni, naturalmente parlo di quando ero ad Amici, in quei 2 anni abbiamo avuto anche modo di performare insieme sullo stesso palco letterale, ed è stata una grande emozione. Con me porterò l'edizione del suo nuovo singolo dell'album precedente a questo, che era Dimentico Tutto, dove avevo avuto la possibilità di performarlo, però era stato molto emozionante. Detto questo, se ci sarà la possibilità nella vita, perché no? Sono sempre comunque stato onorato di aver fatto parte della sua squadra, anche perché è riuscita anche lei, visto che era la mia caccia, per farmi alla vittoria, e grazie. Poi l'ultima domanda invece è di Alessia, che ti chiede: uscirà un altro singolo prima del disco? Direi che adesso, visto che il singolo Un giorno di pazza ha raggiunto quasi un mezzo milione di views, rimanendo diciamo su questo tiro, per Nintendo ci sarà la possibilità di arrivare più o meno a 1 milione, più o meno al risultato del disco, che sarà il 2 di settembre. E al ridotto del disco direi che uscirà un altro estratto, così da poter lanciare anche un nuovo CD. Benissimo. Allora, i fan sono stati tantissimi, ma noi per mancanza di tempo abbiamo letto solo alcune domande, dei più fortunati forse. Cioè io li ringrazio tutti, anche perché non hanno avuto la possibilità di avere risposta, ma ci sarà sicuramente modo sui miei social alla prossima intervista. Bene, io ti ringrazio di cuore e spero prima di tutto di vederti il prima possibile e poi di sentirti presto per presentarci l'album completo. Allora, in bocca al lupo per la vita e grazie di cuore da tutta Radio Smeraldo. Grazie mille, viva il lupo e ti auguro buon lavoro e ci vediamo presto. Ciao Moreno! Ciao, ciao, ciao! Un saluto ancora a Moreno, che è stato in nostra compagnia qui con me. È stato emozionante perché poi ho seguito molto il suo percorso e mi ricordo quando lui è stato un coach, no? E è stato anche un po' discusso perché ha questo carattere molto aperto, no? Perché Moreno si dimostra per quello che è, non ha assolutamente nessun tipo di maschere e vi posso assicurare che è anche una persona molto umile, oltre che molto brava. Io vi ringrazio, mi raccomando, continuate a seguire Moreno sui social e comprate il suo CD quando uscirà, insomma, a settembre, perché dovrà sicuramente essere come una bomba, no? Tanto per citare uno dei suoi singoli. Bene, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi anche al nostro canale YouTube Radio Smeraldo per rimanere sempre, sempre, sempre aggiornati su tutte le interviste. Mi raccomando, anche alla pagina Facebook, così potete partecipare voi stessi alle interviste, scrivere articoli e naturalmente rimanere al passo con tutti i nostri concorsi e le nostre novità. Io vi auguro una fantastica giornata e vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Ciao, ciao!